Noi dobbiamo creare una cesura netta, la nostra presenza serve a determinare proprio questa risposta che respinga al mittente qualunque forma di intimidazione che non accetteremo. Ci hanno chiamato No Bavaglio, articolo 21, per una grande manifestazione che non è solo di solidarietà con l'Espresso e con Repubblica e con l'assalto degli squadristi, ma con i cittadini, perché quelle capocciate sono contro il diritto dei cittadini ad essere informati. Oh. Siamo nel luogo dove questo valore fondante della democrazia è stato aggredito, si è tentato di aggredirlo, e sono felice che siamo qui uniti in tanti a parlare di questo. Questa qua non è una questione di alcune sigle, di alcuni gruppi neofascisti e di un gruppo editoriale, di un settimanale, di un giornale, perché se fosse così la ridurremo e non perderemo di vista qual è il problema. Sai qual è il problema? Che poi non è un problema, che quando io sto bene non c'è niente che io tema, e so per esperienza, qui lo rappo e qui lo scrivo, com'è difficile fermarsi e dire la nostra è una repubblica democratica antifascista. Chiunque voglia occupare la scena politica innanzitutto dovrebbe occuparsi di garantire la libertà. Un'azione per la libertà di stampa serve a dare libertà all'informazione, democrazia, ma soprattutto essere liberi di raccontare e continuare a fare i giornalisti. Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera. Quello che ci preoccupa non è tanto quattro persone mascherate vestite da carnevale, ma quelle ideologie che sono dietro quelle maschere e dietro i mandanti di quelle stazioni. Di fronte ai giornalisti che sostengono il diritto di bambini che nascono in Italia e vanno a scuola in Italia, figli di genitori stranieri, di diventare italiani, bisogna far tacere i giornalisti, appunto, come si diceva, anche a pugni e a schiaffi, ma soprattutto li si definiva infami, terroristi. Come si è creato quest'humus? Si è creato perché purtroppo politici, giornalisti di carta stampata, di siti internet, di televisioni, hanno pensato in questi anni che per quattro voti, quattro click, quattro copie si dovesse o minimizzare o vezzeggiare, comprendere, schiacciare l'occhio a questi comportamenti. L'allarme tornano i fascisti, i nazisti, i carri armati. Ora mi sembra un modo per evitare di affrontare i temi veri. Un minimo di vergogna, voi la percepite per il mestiere che fate, sì o no? Ora potete riprendere a discutere di come rovinare la nostra patria. L'appello è che tutti i giornalisti riprendano queste inchieste, le amplifichino e illuminino a giorno tutti i covi da cui partono gli squadristi e i portatori insani di testata.